Ok, perdonatemi, ma mi ero perso a guardare YouTube. Non ricordo, stavo ancora mangiando qualcosa. Quando ho mandato il tweet che cominciavo lo stream tra poco, Facebook, mi sono totalmente dimenticato che avevo un budino lì da mangiare. Mi sono detto, ops. Quindi, per 3 giorni sarà così. Ho praticamente, allora, oggi sono arrivato ancora più tardi, però stream con di tipo quello lì di 45 minuti credo che domani non ci sarà, però arriverò un'ora prima a casa, quindi facciamo tutto lì, speriamo, insomma. Se non riusciamo ci sarà. Vabbè, non so, boh, adesso va meno bene. Sono stato tra virgolette abbastanza fortunato. Allora, qui avevo dimenticato gli obiettivi. Sconfiggi 4 avversari con una germinazione entro 2 secondi. Ah, devo farlo 5 volte. Questo sarà difficile. Rimuovi l'invisibilità di almeno 2 costruttori primordiali usando le reazioni di vivificazione. Ok. Quindi il resto l'ho già fatto, manca solo le cose delle rippiofioriture, eccetera. Ah, ricerca obiettivi. Ah, puoi anche cercarti gli obiettivi. Completa i domini insieme ad altri giocatori 20, 100 volte, davvero? Allora ne vale la pena farsi queste cose qua. Raccogli 5 specialità regionali nel mondo di un altro giocatore. Ecco perché la gente mi dice posso venire nel tuo mondo. Vabbè. Adesso ci facciamo di nuovo. Sono contento. Oggi è stata una bella giornata. Un po' faticosa naturalmente perché facendo la giornata anziché la solita ora che voi siete abituati che io arrivo, un po' diverso, però onestamente va bene così. Sarà così ancora per 2 giorni, poi dal terzo giorno non so cosa succederà, quindi adesso ci teniamo col beneficio del dubbio. Che può darsi che prossima settimana, da lunedì a mercoledì, sarà come oggi, nel senso che la base è che farò il mattino e poi la sera, quindi ci sarà in mezzo quelle orette, non tantissime orette, ma possiamo streamare per. Oggi abbiamo streamato per 45 minuti, magari riusciamo a streamare per un'ora, un'ora e mezza. Vediamo. Comunque, facciamo il matchmaking qua. È possibile accedere al mondo di un altro giocatore in questo momento? Perché? Vivi l'eredità della zona di Leone. Ma te ne fai anche fa un bacio. E questo? Ah, ok, va bene, sì, va bene, intanto mi interessa, mi piace le missioni, mi è piaciuta la missione di 20, fare questa oggi. Sì, alla fin fine avremo la base che avremo 45 minuti, diciamo, di streaming in meno, ma di sera avremo un'ora in più. Dipende ovviamente. Non vivo per stare qui attaccato, quindi boh, vediamo.
magari abbiamo 45 minuti in più per streamare di sera, ma non si farà niente di pomeriggio. Credo. Io vorrei salire qua sopra, ma non me lo fa fare. Non so, dipende. Ora. Abbiamo preso una cesta in più, sono sorpreso onestamente. Cerca la spada del valore sfavillante. Ah già sì che stiamo cercando quella spada lì perché insomma, ce l'ha detto. Ciao uccellino. Ce l'ha detto, ah, come si chiama? Avventuriere Alex, non mi ricordo. Dobbiamo trovare la spada. Che rottura però, c'è così primordiale al massimo, non posso fare un'altra volta sta roba, che ne sapevo se continuavo sta roba qua. Devo ammazzare tutti e trovo la chiave. Ah no, l'ho trovata. Charles, are they holding some kind of ceremony? And what's with that pile of knickknacks? Are they worshipping Onestamente mi piace di più la them? Seems voce so. di. That must be the sword of brilliant valor, surely. Mi piace di più la voce di Paimon adesso. È più divertente. Dead. Non ci si può lamentare assolutamente, no? Cacciccio. Ah, fanno bacio. Aspetta. Beh, che sono a 79. Beh, noi siamo all'80, però non è che. Aia. Unica cosa che secondo me avremo un problema con i boss grossi che spammano, perché essendo che anche io e Mia spammano, è un po' difficile tornare indietro. Ah, non c'è luce, solamente. Che bello però, mi piace sta missione completa, è carina, cioè le altre sono più. No, tipo quella di Jongli, avevamo un contratto, adesso morirà. Invece venti è tipo andiamo all'avventura, scopriamo una spada. Non so perché tutti lo odiano. So perché tutti odiano venti, anche nella community, leggo che tutti che dicono che gli fa schifo. A me è il mio preferito, anche se un ubriacone è una persona tranquilla. Basta non berci insieme. Somebody tossed an old sword into a pile of spoils these hilly trolls were already celebrating. Sta pensando. Sembra che qualcuno abbia gettato una vecchia spada in un mucchio di reliquie che quegli reliquie stavano già venendo. This is in terrible shape, and it's so basic, I. Ah, I'm at a Jack. loss for words. Povero Jack. Say, Jack, have you ever seen an animo crystal fly? They're found in the open country around Mondstadt City. If you saw one in broad daylight, you wouldn't bat an eyelid. But in the pitch blackness of night, its brilliant glow is mesmerizing. It truly resembles an exquisite crystal dancing in the night air. Quindi cosa vuoi dire con questa frase? Is valor not the same? When everything is going your way, it seems meaningless, fades into the background. But when you're in dire straits, valor is the thing that gets you fired up and fighting back. It's the brilliant ray of light that guides you out from the darkness. Non è forse così anche il coraggio, quando tutto va per il verso giusto sembra privo. Cos'è un coraggio? Quando tutto va per il verso giusto sembra privo di significato e passa in secondo piano. Ma nelle difficoltà il coraggio è ciò che infiamma e ti infiamma e ti fa reagire.
Il raggio di luce sfavillante che ti guida fuori dall'oscurità. Vabbè, ci sto. Salvato in calcio d'angolo. Avevo quasi creduto anch'io. In realtà ci avevo creduto anch'io. You're right. You're right. Then this has to be it. This is the sword of brilliant valor. Boh. We got our sword. Now we just need that sheet. Vedremo se troviamo. Let's scout around. It's definitely in Daruupa Gorge, so... Ti prego, non mi dire che devo fare qualcosa. Via! Stanley? What's he doing here? Posso aspetto. So weird. What happened? Why did you stop all of a sudden? It's nothing. Just one of those Mora spouting weasel thieves passed by is all. What? Where? I want to see. Maybe another time. We have a shield to find, remember? Niente cooperativo anche adesso? No, adesso la cooperativa me la fa fare. Fammi solo controllare. Yes! I believe so again! I mean... I don't know. Maybe, I don't know. Abbastanza facile da trovare quello dentro. L'unico problema è arrivare giù giù e potenziare i personaggi. È strano perché io avrei pensato, ehi, manufatti lo mettono giù nel deserto, no? No, prima mettono i manufatti e poi ti mettono i boss per livellare i personaggi. Dopo. Non capisco perché, cioè, non... dovrebbe essere il contrario. Boh, vabbè. Com'è qua la telecamera mentre aspetto? Sì, va abbastanza bene. Qualcuno sta cercando già di entrare nel nostro mondo. Intercash. Ho installato l'aggiornamento che poi verrà sti giorni mentre lavoravo, ho lasciato il computer acceso. Nel frattempo gli ho fatto fare l'antivirus, uno scan del computer, è vero. Mi sembrava la cosa giusta da fare, tanto che se ne frega. Infatti ha fatto lo scan. Boh, dice che ha trovato degli errori degli errori, ma io onestamente se clicchi sopra quel pop-up lì che ti mi dà l'antivirus. Devi comprare l'altro. Devi comprarti l'altro cavolo di. Abbonamento, sì, 69 euro. Beh, che dura un anno, ma 69 euro te li mangi. Onestamente te li mangi. E questo c'è Granium, anche a me piacerebbe avere tutte le cose per Granium, però... arriva anche questo. Ci siamo. Ce l'ho anche come personaggio, vecchio. È buono. Non ho ancora. Cioè, mi è stato detto che è un personaggio buono. Non l'ho ancora così provato. Ora che ce l'ha con me. Lo scudo lì non è male, però sono stufo di usare
i personaggi di ghiaccio, ghiaccio fuoco, facciamo sempre ghiaccio fuoco. Ancora con sta roba. Sto cercando di prendermi le cose per Kirara. Mi mancano un sacco di cose da Endo per Kirara. Una cosa forse me l'ha data quella di PS. Però alla fin fine, a parte quello. Dato niente. Non sembra tanto buona mia la cooperativa, ma la benessere. Ma ce l'ha livello 90 perché c'è il suo arco. Anche a me piacerebbe avere il suo arco. Diciamo che Yuumi ci sta come main perché abbiamo il suo arco, perché abbiamo l'arco suo. Ovviamente questo è sempre attacco. Ovviamente se avessimo un'altra cosa. Mi manca bene, però non avevo abbastanza cose per. Allora, aspetta. Facciamo una bella cosa, no? Scusa, stavo. Non ho tanto capito perché era nel menu. Magari è tranquilla se mi starei a camperare. Fusione, congelamenti vari. Il masso vero starà calmo per restare. Vedo i 20.000 della ragazzotta che non sono per niente. O sto io laggando, o sta laggando lei. Da sempre queste robe che sembrano delle cose dei faraoni, ma non so. Che cacchio. Ho bisogno di un fazzoletto, vero? Sai che non ho presente cosa.
come si dice, devo soffiarmi il naso. Vabbè. Si diverte a fare le cose nel mio mondo. Ah, le cecchine, vabbè, contento lui. Call of Duty for the win. Non so neanche dove sono i nemici. Operativo. Ho invitato tutti, manca qualcuno. No, ci siamo tutti. Va bene. Livello 85. No, tutti torti. Se ti porti un livello, un personaggio di livello 90, non è che sia proprio così. No. Boh. Abbiamo Kokomi che ci cura. E si cattiva a colpo 25.000. Time for a light show. Non so se la migliore per la cooperativa. No, non lo so. Inventario dei manufatti pieni. Uff, aspetta un attimo. La famba veloce. Proprio adesso devo rompermi le scatole, questa roba qua. Ah no, non è possibile. Ah, se mi dai tutte queste porcherie viola, che cacchio ne faccio? Il compagno ha abbandonato il dominio. Devi uscire. Cattura di scherzo. Minimo bruciare qualcosa.
lei. Facciamo livello 14 per lei. Inventore. Pazienza. Ecco, vediamo se riusciamo a bruciare un po' di roba. Tutta sta roba qua, per esempio. A parte che non sono tutti attacco. Carica energia. Allora. Bruciare questo che tanto è difesa, questo è abbastanza buono, questo è un'altra schifezza, questo è un'altra. Bruciamo anche questi, e troppi forse, e bruciamo due di questi. Sì, lo so. Perfetto. Matchmaking. E abbiamo ancora un po' di problemi. E dura un pochettino di più sta roba del dominio eccetera di farmare per le cose. Quindi quella cosa mi preoccupa. Però abbiamo cominciato quando? Ah, 20 minuti fa, ma che sto dicendo? Pensavo che era passata già un'ora, ma che cacchio. Ma se alle 21 sono cominciato a streamare. Vabbè. If you ever wanna trade. Aperti. Solo in due, non lo so, se volete che prendo acqua decidetelo. Ci siamo tutti? Approvazione in sospeso. Aspetta un attimo che manca. Che manca a me. Questo dovrebbe esserci. Credo. Ok, adesso c'è. Ah. Ok, aspetta. Abbiamo avuto la stessa idea. Io quello che lag. La germinazione di yoga è spettacolare. Perfetto. Ci
C'è anche cosa? Poi abbiamo fatto anche le missioni. 10 minuti che siamo qua. Forse un po' di più, fai 20, non so. Ancora stavo. Non so cosa è successo. Yo yo dall'inferno. Cacic. Quanti bei nomi. Quanti bei nomi. È proprio per power. Ciao Gemilla. Vabbè, io overpower, ma in generale ci sta. L'abilità d'Endro è veramente overpower. Ancora. Mi ha dato lo scudo quello, ma non mi ha dato niente. Già stufato questo. Ne mancano due. Ma vado all'attacco. C'è qualcos'altro per la notte? Tanto non credo che... Lo faccio io allora. Ah, aggiungiamo i file? Giungini io ce l'ho a livello 50 tipo. Sto parlando poco perché sono concentrato onestamente. It's magical. Break a leg. You
cazzo. Time to go. Observe. One with nature. Strike is one. Don't be scared. Observe. Time for a light shot. Ma non è mai Junjin, però ripeto, non so. Cioè, ho giocato così tanto, mi ha salvato la vita nel diciamo mid early game ancora questo. Però alla fin fine non è che sia. C'è Deia quella. A me sinceramente con un team del genere mi piacerebbe Deia più che Diluc, perché Deia fa quello che più o meno fa Diluc. Boh. Non lo so. Non al di l'ultima volta questa. Oh, fanno ancora con sto inventario qui. Che cos'è questo? Potenza. Ci sta, perché almeno possiamo fare così, però allo stesso tempo non attuisco. Ok, ultima volta. Poi è finita. È spettacolare perché di solito torno a casa quest'ora. Alla fin fine non è così male ancora. Alla fin fine non è così male. No, finalmente mi sono preso la cesta. Ci sta. In mezzo al nulla. Sorry, Judette. Beh, hai più tempo ovviamente di sera. Ovviamente di giorno ne hai di meno. A me non mi cura. Finalmente comunque siamo riusciti a fare questo e posso togliere questo. Questo è un altro motivo perché voglio continuare a fare queste cose qua. Allora, questo lo togliamo e sinceramente possiamo anche non vedo più quello. Allora, vediamo un attimo che qua l'inventario è sempre pieno, vediamo cosa ci ha dato, se mi ha dato cose interessanti. Non ho visto niente di interessante. Allora, vediamo un po'. Memoria del bosco profondo. Sempre viola.
questo c'è l'attacco come lei. Penso che sia tutto attack. Tutti attack. Questo è già, diciamo, buono. Difesa, difesa, danno critico, PS. Questo non è male. Però mi piace questo. Attacco, PS, difesa, danni da critico. Perché l'avevo cambiato, no? E perché questo c'ha 4%. Ma non è... non è un altro meglio. Danno da critico... No, forse quello è meglio. Forse questo è ancora meglio. Però non aumenta i PS. Per aumentare di 200 PS non è che... Però anche questo ne ha... Cioè, 1, 2, 3, 4. Questo ne ha solo 3. 1, 2, 3. Però ricarica di energia, maestria elementare. Però adesso vi lascio questo, lo vediamo. Qua niente. Qua c'è ricarica energia, non ci serve. Avrò dato il... quello dei PS, ma viola la famosa PS, cioè qua ce l'abbiamo già, e mi ha dato una coroncina viola della difesa e una della maestria mentale. Non ci ha dato un cacchio. Che bella rende cara, ma non è facile, come è come quello del fuoco, sembra ancora più difficile adesso, onestamente. E lo sanno che è overpower, allora sotto sotto. Allora, lei l'unica cosa che possiamo mettergli è la il calice, la lampada degli smarriti. La lampada degli smarriti, non potevamo trovare un altro nome. Anche se ricarica energia non sarebbe male per lei. Immagini, in più la spada di Farinus. Però per ogni 1000 di... aumenta i danni della sua abilità. Non sono ancora soddisfatto di... Non è che sia buonissima sta cosa. Che c'ha lei. Difesa, maestria elementare, sì e no. Secondo me faremo altre round. Arrivo su. Non mi ispira per niente. O me li faccio viola tutti e bravo. Oppure anche Shangling c'ha la roba viola, ma è un po' come Mass Effect. Da qualsiasi gioco che avevo giocato prima, è Mass Effect che c'erano le cose viola eccetera. La differenza è abissale. Mi piace che però le cose... ho già detto altre volte. Le tattiche che funzionano su... su... su Mass Effect funzionano anche su sto gioco qua. Infatti sono abbastanza contento di questa cosa. Attacco, PS, difesa, mannina. Volevo potenziare questo così tanto per... ma non mi ispira. Mi ispira questo, ma... è l'unico che c'ha quattro cose. Questo. Non lo so. Onestamente non lo so cosa sia buono o male. Questo va bene, quello di Yao Yao. O potenziamo quello di Yao Yao e va bene così. Giusto per bruciarci un po' di manufatti, perché so già che domani è una rottura di scatole. O continuiamo con Barba? Potenziamo questo a livello 15. Ci bruciamo un po' di manufatti. Questo non mi... a parte il suo... no, dove? A parte...
se il suo, gli altri non mi ispirano tanti. Cioè, più 200 PS non è che sia. Questo mi ispira. Però c'è pochissima, non c'è aumento di PS. Cioè, che senso ha avere ricariche energie maestre alimentari? E poi lei dipende solo da aumento di PS. Dovrebbe esserci un aumento di PS in percentuale come questo. Ma è che abbiamo trovato solo scemenze in sto giro. Dai, sì. Ma cosa mi dici vuoi? Abbiamo trovato materiale da bruciare. Questo lo facciamo a livello 20 e via. E lo beviamo una volta per tutte. Onestamente possiamo bruciare anche le cose che non servono. Tanto. Bonus danno da crio non ci serve. Adesso vi devo guardare qual è quelli che sono inutili. Questo qua ce l'ha già equipaggiato cosa. Questo è quello che mi ispira. Questo anche. Ma PS più. E l'altro? Questo è di cosa? L'altro? Ah, ce n'è uno però ne ha tre di difesa difesa. Adesso guardo. Forse è meglio dare quello io e mio. Tirarci, facciamo sempre con strive mia, scusate. Allora, sì, ma allora bruciamo un altro leggendario. Questo. Quello che aumenta la difesa lo bruciamo. Qua come siamo messi? Questo e questo. Bruciamo quello. Il biogas non sarebbe male bruciare. Guarda quanta roba qua. Mi hai aumentato l'attacco, sei proprio indeficiente. Vabbè, questo c'è l'attacco aumentato, però ci stava perché il PS era un 8%, quindi ero soddisfatto per quello. Carica energia, difesa 11, non è male. E qua aumentiamo di nuovo il PS. Scusa. Un po' di soldi nei domini, non tantissimi, ma qualcosa si fa. Vabbè. Almeno ti prendi un po' di manufattura. Quanti ne abbiamo? Wow, non ho tanta voglia di stare lì a bruciarmi, onestamente. Io e mia come messa? Tutto al 20. Yaka non la userò più, quindi penso che adesso diamo un attimo. Ah, gli abbiamo dato questo, dai. Più attacco, sì, vabbè, non ci sta. Forse ci sta meglio andando da critico. Carica energia, PS, maestro elementare. O gli diamo questo Kira? Anche se danno da critico e poi facciamo cambio. Non lo so, sarebbe una cosa. Tanto non la uso più. Ma per dargli una cosa a livello 8 che diamo quello lì di
Direi, e poi che se ne frega. Tanto non la usiamo più. Spero di no. Devo ricordarmi che ce l'hai questa. Spero che non la uso più perché se no se la usiamo sono cacchi nostri. Qui abbiamo detto che non c'è niente. C'è questa leggendaria ma è difesa, va bagno. Ripeto, ci serve PS, 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 Costantino. Nient'altro che PS. Purtroppo è così. Devo proprio mettermi a potenziare qualcosa perché sennò. Però cosa? Cosa? Mi metto a potenziare altre cose sue. Potenziamo ancora questo. Giusto per scendere sotto i 100. Cosa mi ha? Ah, la ricarica energia è buona. Grazie. 40% di DPS in più. PS, non DPS. Allora. Non è proprio perfettissimo, ma ci sta, insomma. Non ci si può lamentare. Ok, facciamo arrivare questo livello 20, ci prosciuga un po' di mora. È giusto per bruciare. Purtroppo ci ha bruciato un po' anche un po' di mora. Allora. Sai che siamo abbastanza a posto, bruciando i funesti. Poi aumento, poi tutta sta roba qua. Sì, lo so. Voglio scendere sotto i 12 milioni, ma non credo. Ah, un mizzica, ricarica energia più. Non è, sto manufatto c'è delle cose che tipo difesa 11%, ma insomma ricarica energia 10% non è male. Di base, poi ovviamente lei interesserebbe più il PS, però. Ok. Sconfiggi tutti i Iri qui. Buonanotte. Arrivata già l'ora? Non lo so, aspetta un attimo. Ho una sete. Non devo cercarmi un culo. Non c'è neanche un culo. La voglio pasticce, promemoria di accesso 5 minuti fa. Fa lo stesso rumore di quando qualcuno vuole entrare in cooperativa, quindi ogni volta. Oggi mi dà le primogemme. Yes! Yuppie! I wonder what's inside this package. No, no, no. No peeking at my customer's stuff. Let the show begin.
Ok. Allora. Cosa sto facendo? Ah, sì. He dead, everyone is dead. Inizia a vedere che fa 20.000 danni. Cioè, anche noi facciamo danni, ma a vedere che fa 20.000 solo lei che spara. Grazie amico, grazie mille. Andiamo con quello lì che si fa fregare. Ogni volta che facciamo sto dominio ci ritroviamo sempre in mezzo alle scale. Andiamo a fare la missione di 20 adesso. Tanto dice sempre la stessa cosa. Qui si sono divertiti a saccheggiare. Il mio due. Nah. C'è un po' di roba però. Questo colpo di gang. Ho sbagliato, per un secondo ho sbagliato. Ups. Posso? Ho sbagliato un secondo. E alla fin fine mi hanno ammazzati ora, ma sti scemotti sempre roba bianca e verde sganciano. Affambrogio. Se sono stati gentili loro. Ammazzarli, per carità, ci sta. Sono contento. Però il gioco poteva anche sganciarmi qualcosa di viola, eh? Nel frattempo. Allora, adesso torniamo lì a fare la cosa di 20. Monster. Questo. Sono contento, pensavo che non lo più vedevo più, ma 20. Una cosa che ho sempre pensato è qual è. Che non l'avrei più visto e avrei dovuto salutare per sempre. Però con questa missione lo vediamo un'altra volta. Ho paura che questa però sia l'ultima volta che lo vediamo. Un po' come Euro. Lei e sue revenge. Quella ragazza lì è più complicata delle canzoni che sono su Burnout Revenge. Si va tanto con le sue revenge. Io conosco un gioco che si chiama Burnout Revenge. Tutto questione di revenge con le sue canzoni. I'm not insane, I'm not. Oppure strike. Trova un accordo con Iriko. Sims con la legittima. Dove nostra... Lo and behold, the shield of magnificent honor. Dov'è la nostra era mask? Liar, liar, pants on fire. It's a chunk of wood. A chunk of scrap wood with a handle attached. Who in their right mind would use this as a shield?
faccia di pane. There's also wine stains on it. Yeah, I'm pretty sure this was just taken from a wine barrel. And yet, my bard's intuition tells me that this is none other than the shield of magnificent. Adesso regala lo scudo per paura questo. Warriors wear their battle scars with pride, and shields are no different. Surely an intact shield is one that has shied away from the battlefield. Is not the broken and splintered shield the one that has fought in countless wars and lived to tell the tale? Though the soldiers might be tired and torn, still they fight till the very end, till they have no blood left to bleed. Such magnificent strength of will. Is that not the true meaning of honor? Maintain a form, Arch. Sono d'accordo questo. Engram formaggio. You do have a point. Shiny new shields don't stay new and shiny for long. Okay then. Well, maybe if we ask nicely, he'll just let us take the Shield of Magnificent Honor for free. Sono curioso. Excuse me, Mr. Hilly Churro? Dara. Well, okay, you take it from here. Hope you've picked up some Hilly Trillium by now. If not, there's always body language. Vim prata dada mi sembra che è una parolaccia. Posso avere lo scudo? Mi sembra che è una parolaccia. Posso avere uno scudo? Uh-oh, he did not seem to appreciate that. Prego. Prendi questa maschera da Eco che ho dato. Non mi ricordo. Questa mi sembra che è una... Non mi ricordo. Proviamo. No, non è contento. Uh-oh, he did not seem to appreciate that. Senti canta canzone tu dai scusa. Mi sa che non sono capace. Questa non è un... Non so, mi dà l'idea che questa è inventata. Non ce l'ha mai data cosa. Ho paura che faremo. Well, if you insist, a tune I shall strum. Massimita! Mi è piaciuto. Seems cheerful enough. Maybe negotiating will work after all. Oh no! We ticked him off big time! Oh no. Cavolo. Piattan! Yayayica! Mania! Oh! He dropped the Shield of Magnificent Honor and ran! E non mi ricordavo. Devo schiacciare. Cioè, se mi ricordavo le fosse che cosa di la maschera non sarebbe stato. Mom, Dad, check out the legendary weapons I found. Guarda. Miau. Hey, wait! The wine you promised! Oh, I actually helped a lot this time. Hmm? What are you doing here, Stanley? Out for a stroll? Hey, what are you doing here, bard? Fancy that, huh? You, Coach. Boy, soul too? Well, that's right. An after-dinner stroll, to be precise. We were also helping a friend look for something. Cosa suda che questo canta, beve, eccetera, si gode la vita, non ha bisogno di... soldi, magari farà la vita come fa lui, eh?
Aspetta, so sto scherzando. Sono seriamente iniziato a pensare. Can we plant the sword and shield here in advance so as to not hurt Jack's feelings? Adventurers must be pretty familiar with Dada Upa Gorge. You've fought battles here before, after all. You better believe it. I can navigate this whole area with my eyes closed. Wow. Then I admire your perseverance. And your memory, too. It's only to be expected of a great adventurer like me. You guys had better watch out, though. This place is crawling with hillichurls. I'll get back to my, stroll. Goodbye. Nico. La mia voce giura del puesto. Sorry. Guilty conscience much? Beh. Well, he shouldn't have gotten so carried away bragging to Jack, should he? Although, on further reflection, I must say I'm intrigued. Siamo passati a guardare gli amici immaginari. Someone who can't let go of the past and gives up on the present instead. I wonder if such a person was forced to take their first step towards the future, which way would they go? Non lo so. What are you talking about? I'm just musing to myself. It's a trap. Anyway, I propose we take a trip to Angel's Share tonight. Okay. Bruh. Ah, bruh. Vabbè. Mi piacerebbe sbloccare un giorno. Non diciamolo tanto forte, perché magari al posto di Cocomini mi dava enti a casaccio. Domani dovrebbe essere. No. C'è ancora sta roba per 17 ore, sì. Quindi domani, però non so. Vabbè, la base è che onestamente. Domani ci sarà bla bla. Probabilmente non la stimeremo come oggi dalle 2 alle 3. Perché non c'ho tempo. Non c'ho tempo. Vabbè. Siediti dietro a Stanley. Sapevo che mi sedevo vicino a Stanley. Tell me, Stan. Tell me what should I do. Why does he keep repeating his own name? Aveva una doppia personalità. Could there be another person called Stanley? Oppure sì. Oh, Stanley. It should have been me. I should have been the one to die in the Miljabari that day. Why won't your spirit come and stop me from using your name? Why? Quindi non è morto nel mare degli avi. If only you hadn't had to save a rookie like me,
You would have never died in that windless quarter. Non capisco perché l'hai detto ad alta voce, dude. Che ubriaco. But now, that'll never happen, because your life was cut short, and all because of the worthless death. E come hanno fatto a scambiarlo? Cioè, è tornato al porto, non so, hanno salvato e poi ha cominciato a parlare come stanno. La faccia è diversa, no? O suo fratello. Does anyone get what's going on here? I think our friend really did make it to the Mare Jivari. And I think the tragedy he encountered there was real too. Mm. But the real adventurer, the real Stanley, that was his partner, not him. Mm. The real Stanley is the one who died to save our Stanley. Sì, c'erano due Stanley, tutte e due si chiamano Stanley. Wait, so the only reason our Stanley is called Stanley in the first place is because he stole the other Stanley's name? Non riesco a capire però il senso. Come dopo che l'hanno salvato non hanno capito che era lui, cosa... Beh. I fear that may be the case. Mm. Stanley, for so many years I've lived in fear. Fear that Mondstadt will forget all about you. So I tell you adventure stories at every opportunity. Mondstadt must remember. Stanley reached the center of the Mare Jivari. He's the greatest adventurer there ever was, and he lives on. Così. Sì, è bello tornare a fare una missione per Mozart. Ciao Wolf, tutto a posto. Stanley will never die, because I am Stanley. I am Stanley. Si è finito qualcun altro. Sì, si è finito qualcun altro. Sì, sì. Stavo facendo le missioni di 20 perché onestamente appunto saranno 3 giorni che devo farmi la giornata, quindi stasera avremo un po' più di tempo, ma si è ripreso. Are you guys planning on dropping much longer? Sono accorto. Yikes! We're busted! Busted! Prova a fare conversazione con Stanley. Non c'è più venti. C'è D-Look però. Che ci fa D-Look qua? Cosa vuole dire? No, I'm glad I actually had the chance to come down here today. Non ci credo. The tavern isn't overcrowded, and I couldn't be in a better mood. È bello trovare anche Dido. Sono contento. Potevano anche non aggiungerlo, ma l'hanno aggiunto. Vediti. Non vedo Keia, magari è sopra le scale. Go away. Sono... no, boh, cioè, nel senso che questa missione qua l'ho fatta marcire per un po'. Non ho giocato per 3 anni, ma ho giocato... saranno già 6 mesi e passo. Che gioco sto giocando? But... Sono 50, però onestamente dovrei già essere a 60, so che mi sono fermato a 50 per comodità, c'è un po' di manufatti del cavolo e sinceramente per adesso mi fermerò così finché non c'ho dei manufatti. Venti and Paimon. I'm so glad you guys are here. Ci dimangia?
Cosa strana è che Paimon parla in modo diverso. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me find the sword and shield. My parents are finally supporting. Alcune missioni tipo quella di Jin che l'ho lasciata lì. Giusto perché mi andava. Oh, really? Really, dude? Yeah, really. They even said they're gonna pay for someone to fix up the Sword of Brilliant Valor and Shield of Magnificent Honor for me, so I can take them out on the road. Ah, siamo uguali per la stessa situazione. Ah, beh, ci sta. Onestamente mi piacerebbe già affrontare i boss a livello 90, non è che va proprio schifo, il mio team è abbastanza forte, però. That's wonderful! So, Jack, is this the part where you bid farewell to Mondstadt and set off on your intrepid trip traversing Teyvat? Però non mi fido, onestamente non mi fido del fatto che magari arrivo a R8 per dire sparo grosso. Non riesco più a tornare indietro, sono cavoli miei. No, not yet. I still don't have what it takes to go too far from home just yet. Adesso sono R6, però ho giocato un po' in R5. Sì, vabbè, a livello mondo. Vuoi una mano? Ho già usato tutte le cose primordiali di oggi. L'ho usato quando abbiamo cominciato lo stream. Besides, I'm sure Stanley still has a few stories left to tell. Mi spiace. They're what inspired me to become an adventurer in the first place. Più che altro ci starebbe se avrei per tirare tutte le cose leggendarie a livello almeno 15, poi. Ah, se devi buildare qualche PG altro. Non so. Stanley, I... Oh, you're drunk again. Andiamo a ubriaco. We'll see you tomorrow then. After your hangover wears off, maybe you can tell me some more of your stories? Proprio ubriaco. Stanley's really fond of that kid, don't you think? In effetti. Altro, boh, non saprei, nel senso che in teoria ho tutte le cose per portare i miei personaggi a livello 90. Ci sono solo i manufatti che fanno schifo. Jack. Svegliamo. Cioè, quello lì dei memosi di Yau-Yau non 600 pause. Sudden you're facing the facts? That isn't like you. Just now. Cinque account, cioè. His adventurous spirit is so pure, unblemished. Senza macchia. Interessante questa conversazione. But that kid is a brand new shining star, full of potential. I cannot allow his dreams to be crushed. Poveraggio. 5k. Guarda, uno youtuber che c'era un account free to play e un account pay to win. Non so, a metà metà. Ci sta. Ne addirittura 5. No, io ho solo questo perché onestamente col tempo che ho, andare a lavorare eccetera, come dicevo prima, mi hanno chiamato 3 giorni a fare la giornata, quindi prima era un po' diversa la situazione. You're not a total fraud. Stanley's adventure stories and experiences, they're all true, aren't they? Più che la giornata sono quasi dei straordinari, diciamo, quindi saranno un po' così sti 3 giorni. Non sei un imbroglione totale, dice Palmo. Le storie e le esperienze avventurose di Stanley sono vere, no? Stories. Grazie, tutti i free to play. What's the point of them anymore? Ah. To be honest, my memories of adventuring and of Stanley, they're hazy these days. Poveraccio.
hai cambiato. Beh, se io mi collegherei a server giapponesi, a me connessione mi saluta. Tipo il meme di quel ragazzo lì che fa così. Non mi ricordo cosa fa. Personality and the details of his life. Beh, ci sta. A me rega ancora, ma quando giocavo Battlefield che c'erano i server giapponesi, la mia connessione mi diceva ciao, non funzionava più. Is that he died in a windless land where his spirit can never be recovered. Tutto ciò che gli resta è il suo amico immaginario, per tutta la vita affogato in un senso di cuore. Exactly. Even in his memory, the real Stanley isn't the living, breathing friend he knew at all. Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred warrior. And that image has held him captive his entire life. E più o meno in tutti e cinque account, 6 ore, cos'era, 50, 6 ore, 60. I'm too old. I never let go. But still, so much is slipped away. I'm completely and utterly worthless. No adventurer should have to go that way. No adventurer ever. Hans Archibald. That's it. My true name? How did you know? The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Tavari. I always believed you existed. What? Will you hand me your old friend's spirit? Non me l'aspettavo che sinceramente collaborava con una persona normale. Wow. That is quite kinda quick. Poi 57 europeo e 23 americano e 18. I can't believe it. Thank you all. And thank you, Lord Barbado. Ok, questo non me l'aspettavo, perché Barbados è uno di quelli lì che ci ha sempre detto che non dobbiamo dire a nessuno la sua identità. Forse ancora più di Chongli, è proprio vissato Renti. Invece, boh, si è aperto così. I'm sorry. He's gonna take me some time to calm back down. But I think that I'm gonna be okay. Vabbè, c'è anche lui che reconnected with his true self and Jack can finally go his own way. Come si dice revisione? This calls for a celebration. And by celebration I do of questo deve essere libation. E beh, ci sta, ovviamente non è che puoi giocare a ogni account simultaneamente. Ogni computer per account o barra ogni telefono per libation. You mean you're not leaving this tavern till you're too drunk to walk, right? No, io non sono comunque free to play, nel senso che prima avevo il Xbox Game Pass, poi mi ero veramente stufato che dovevi lasciare sempre, quando finivi un gioco dovevi lasciare sempre il telefono lì, il computer lì a tutta la notte a installare. Non è che era particolarmente silenzioso il mio computer, ma non è per quello, non mi andava di avere sempre il computer acceso di notte, non lo so. Già oggi ho installato l'aggiornamento lasciando acceso il computer, non sono andato a lavorare. Vabbè, Paimon dice, e per brindare intendi che non uscirai questa caverna finché non sarai troppo ubriaco per camminare, giusto? Too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised me a rare vintage in exchange for helping him out, remember? I'll head off to
fetch the wine. See you shortly. Let's meet at the usual place. Questo posto dove è già 20, mi sono perso. Ah, è al coso, no? Forse è al coso, no? Mi ricordo bene il dove ci ha salutato l'altra volta che siamo andati per lui, giusto? A meno che sia bere da qualche parte. Io insomma qualche oretta, beh, ovviamente come dicevo prima i giorni sono eccezionali, di solito un pochettino di più o meno. No, non è lì, ok, va bene. Pensavo che domani a Levanteuro, pensavo che non andava a Levanteuro. No, questo card non è free to play come dicevo prima perché avevo il Game Pass, poi una tira l'altra eccetera eccetera, mi sono stufato. Anche perché il problema del Game Pass è che ho notato che la maggior parte dei giochi, ovviamente non mi interessa quelli degli Xbox mi sponsorizzassero, perché Game Pass è una cosa decisamente spettacolare. Però a dirla tutta, la cosa brutta del Game Pass è che non ti dà gli LC, cioè ti dà gli LC con i giochi vecchi tipo New Vegas. Onestamente va anche bene, ma non puoi... Allora, hai tutti gli LC ma non puoi moddare New Vegas. Cioè puoi mettere le solite 2-3 mod che metti anche sulla PlayStation di Fallout e fa veramente schifo Fallout 4 moddato sulla PlayStation 4 o sulla 5, non so. Sopra? Devo incontrarti? E poi... boh, ti danno solo il gioco base, quasi quasi. La cosa che non mi è piaciuta, volevo comprarmi Fallout 4 per il computer e mi sono detto, vabbè, mi prendo il Game Pass. È da un po' che non mi arrabbio. Mi prendo il Game Pass e... alla fin fine è successo che il gioco base te lo davano, poi dovevi aggiungere altri 30 euro per il DLC. Questa cosa mi ha fatto veramente pensare è come quando uscirà Starfield. Secondo me quando uscirà Starfield, prima che tireranno 20 sulle mani di me. You mean next time, okay? We looked everywhere. Più o meno. So, did you at least manage to find your wine? Vino! Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage. When actually it's just a half bottle of regular cider. Expect. This takes me back. Cos'è quello? Bello. The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. So you'd... At that time, old Mondstadt was ruled by a tyrant who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Even the birds couldn't get in. Siamo arrivati a un punto che questi qua continuano a ripetere sempre le solite cose, ma va bene lo stesso. Old Mondstadt? Oh, Paimon remembers. Nowadays it's known as Storm Terror's Lair, right? You mentioned it before. Sì, ma c'è anche, mi sembra, un'altra cosa. That's right. The tyrant of the winds who once ruled from that tower was Decarabian, god of storms. Back then, I was but a wisp among the thousand winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind,
a gentle breeze bringing subtle changes for the better, or tiny seeds of hope. Quasi lo si immagino come una garra. A tiny elemental being? Without a human form? Venti, do you mean you used to look different than you do now? Questo è interessante. Yep. My current form is not so different from the situation with fake Stanley. I took the form of a friend. Sì, sì. E boh, in un discorso non mi ispirava il fatto che tu prendevi un gioco, poi dovevi aggiungerci altri 30 euro. La cosa che mi ha fermato è Forza Horizon 5, io volevo. Ho fatto il Game Pass per Forza Horizon 5 per streamarlo, Forza Horizon 4 abbiamo streamato al 100% praticamente. Il gioco lo potevi anche avere. Spendevi quei 9,99 in più al mese. Ma in più devi comprare DLC, allora scusa. Io spendo 9,99 per un gioco. Eccetera, poi devo aggiungere 30 euro e poi faccio 9,99, ma vaffanculo, cioè, questa roba mi ha dato un po' strano. Ogni tanto crashi della live, vabbè, io ho il telefono mezzo distrutto che mi va solo il touchscreen per leggere la chat quando comincio la live, dai suoi poverucci. Ma anche con quello di normale è spostata l'app di Twitch, non so se usi l'app di Twitch. In old Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy not that old, the lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky, he was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom. And we watched as his great tower fell none too soon. Huh. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? Devo caricare prima morire. What happened to your friend? Cavolo. Stessa situazione nella mia amica. Mi è piaciuta questa cosa, ero curioso. Sotto Giungli non è... No, Giungli e Raiden ti dicono qualcosa, ma così proprio no. Così proprio no. Però 20 per me è speciale, sicuramente. Non so perché la community va su Aoyorab tutti a odiarlo, a me piace un sacco. Say Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course! The suspense is killing Paimon! Paimon va a prenderci un paio di mie. Paimon potessi portarci un po' di carne e pesce. But Venti's telling his story! What makes you suddenly want to have a meat feast? Getting a little peckish or something. Che lingurì? Paimon's had it up to hell with you! Che scemo. Che scemi che siamo. You know, you're so smart it almost makes me uncomfortable sometimes. Ma perché ci siamo fatti fuori Paimon per l'ennesima di una volta perché. But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is thinking. A refreshing drink, a gentle breeze.
moments like this always take me back. Andate veramente a prendere un drink. Back to a song that I first heard from him. Che ascolto. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Wow. What? Non era così strano, però, cioè, nel senso, perché hai fatto allontanare Prime? Boh, mistero. Guarda il sommessante venti, la figura vestita di verde è stranamente silenziosa. Un forte dolore può anche trasformare un venticello in una tempesta, non che i mortali possano cogliere un attimo così fuggente. Quindi, l'hai visto combattere e poi ti sei deciso. Una nuova missione! Cavolo, ci sto? Ah, pensavo che scompariva, volevo fargli la foto. Tanto dico sempre che devo mettere su Instagram se voto, non figurati su. Così mi piace. Sarebbe anche come sfondo destro. Ma non... mi piacerebbe metterlo su Instagram, ma non so. Vile l'informata. Non avessi più tempo. Sorella Grace. Cos'è? La volta buona che tutti scoprono che di sopra c'è l'arco. Che combina? Prego per Barbatos. E sopra di te. Dobbiamo anche ringraziarlo per averci protetto, per aver protetto i cavalieri e gli avventurieri della gita. Grazie, Supremo Lamba. Che gran lavoratore. Un pagliette davanti, grazie. Non oso immaginare quello che Supremo Lamba ha fatto per noi. Niente. No, insomma, tutti lo prendono in giro, ma ci sta. Ma il fatto di sapere che una divinità così diligente vegli su mostra mi toglie un peso sul cuore. Hai tempo per favore? Mi piace che l'altra volta siamo andati con Babbo letteralmente con lui. E non... questa è incavolata mia. Dovresti... vabbè che non lo sapevo. Dovresti raccogliere denti di leone. Ok. Suona famiglia? E per Gloria? È vero. Sentimenti trasportati portano con sé i sentimenti dei nostri cuori. Il supremo è l'arco d'Anemo e l'arco di Barbatos è l'arco di Anemo, quindi la cosa più appropriata è usare questi semi per ringraziare. Ti servono solo semi? Sì, grazie. Per favore aiutami. Ok. Va bene. Me li vado a raccogliere e poi torno, nel senso che ne avrò già un bel po'. Ma quanti ne ho? Uno? Boh. Vado a raccogliermi. Perché onestamente non voglio darmi la mia riserva. Devo ricordarmi che con Kirara posso sprintare più velocemente, ma mi dimentico sempre. Quindi... devo solo ricordarmelo perché mi dimentico. Allora, vediamo il team questo. Ah, prima volta che uso Kazuo. Kazuo c'ha la spada anche lui, non male. Alla fin fine mi sono fatto un team che
potresti dire che non è tanto pay to win. Cioè, onestamente, a parte la cosa lì, come si chiama? Cioè, l'unica cosa che prendo io messo in mente è l'abbonamento. Se si può chiamare abbonamento. Da 4,99. Sono contento che ho caso. Capito? Ci sta. È uno dei miei personaggi preferiti. Ricordami che posso far così. Che più veloce posso. Possiamo arrampicarci anche su sto muro? Yes. Welcome. L'unica cosa è che a differenza di... Non mi ricordo più la ragazza che usavamo una volta, quella lì si ricaricava velocemente, no? Il suo sprint. Questa è la barda che non riesce a suonare. Sì, comunque io mi trovo bene con sto team, eccetera. Ovviamente non so quanto, cioè, se hai una fortuna così, un team del genere, anche free to play te lo fai dopo un po'. Eccoli qui, aspetta un attimo, prego Barbatos, ti prego di ascoltare. Come devota, così tante parole. Chissà se quel bardo stonato starà ascoltando. Mi sa che non c'è più lì sopra. Bene, prendi questi semi, aiutami a salire sulla statua e a spargerli nel vento. Dovrei farlo io, ma con abilità fisiche, anche se riuscissi a salire lassù, probabilmente non sarei in grado di scendere. Conto su di te, Chris. Onestamente possiamo usare lei. Se non cado. Ah. Era meglio che non la usavo. Usiamola così, no? Vai, 500 all'ora. C'è ancora? No, non c'è più. Parlo con Grace. Years of Grace. Hello? Hai disperso i semi? Il vento li porterà molto lontano. Magnifico. Barbatos dovrebbe riuscire a notarli facilmente. In ogni caso spero che Barbatos ascolti la mia voce. Grazie per il tuo aiuto e possa l'arco proteggerti. Prima di farci le mega avventure non sapevo neanche dell'esistenza di... No, vabbè, non era segnato sulla mappa, ma Inazuma era più misteriosa, lo so. Sarei curioso se adesso torni da... ma non penso. Quella di Mopa Supreme. Quella è per la missione di Jin. E volevo tornare da lei e di vedere cosa dice. Glory. Se il viaggiatore è venuto da lontano, bisogna di parlare qualcosa. Niente. Scusami. Scusa, Glory. Ero curiosa se eri contenta della nostra azione. Qua come siamo messi? Meijorie, la chiamo sempre Meijorie anche se sbaglio. Credo che sia il negozio più interessante. Nel senso che sarebbe veramente epico entrarci dentro.
e vedere com'è. Sarei curioso di vedere com'è dentro il suo negozio. È strano che vende le cose così, onestamente. Gli altri c'erano sempre bottega, questa c'era la vende all'aria aperta, no? E tra gli altri allora, simpaticissimo quello di lui, come la incontri, ma Mary Lee è così un personaggio incentrato nell'avventura, che veramente incentrato nell'avventura, meglio che come Sara, che, cioè, a me piace questa cosa. Gli altri ovviamente, gli altri sono diversi, gli altri stati magari sono più grossi, stati, paesi, però non così, cioè sembra che ognuno ha il suo, anche Flora, anche donna, questi due sono quelli lì che diventeranno presto marito e moglie. No, io sto scherzando, non lo so, si spera di sì. Però ogni persona sembra che ha una sua cosa. Invece ogni persona ha una sua personalità, eccetera. Gli altri posti, la maggior parte dei personaggi non può neanche parlarci, sono lì che ridono, scherzo. Volete conoscere la storia del sottoscritto Stanley, grande avventuriere? Ah, sei tu? Vai ancora in giro a chiamarti Stanley? Sapete già che Stanley era in realtà il mio amico. Immagino che abbiate scoperto la verità dopo che mi sono scavato una bella bottiglia. Mi ricordo di aver incontrato voi e anche qualcun altro un giorno da Vriaco. Non ricordo il motivo, ma da allora sono molto più rilassato. Non ti ricordi che hai conosciuto Barbados? Sì, così, bro. Adesso uso il nome di Stanley solo per assicurarmi che la sua gesta rimangono in sua bocca di tutti. Ah, immaginatevi se fosse ancora quello di una volta. Venire smascherato così sarebbe molto frustrante. Ok, mi piace che è come Skyrim, parli con gli altri. E tipo la sorella di Xiangling. La sorella di Xiangling. Ok. Allora, qua ci sarebbe fare un po' di missioni, ma non c'ho voglia questo. C'è ancora da risolvere il un pick up. È colpa sua. È lei, giusto? Sì, è lei. Mentre il marito in modalità ubriaco, lei se ne va in giro. Allora, onestamente l'unica cosa che possiamo fare è brutto da dire adesso che Wolf forse se n'è andato, e farmare, però non c'è troppo. Poi vedere qua cosa si può fare. Abbiamo bisogno di questi qua. Allora facciamo questo, due secondi. Ah, però questi sono una rottura di scatola per noi ormai. Ora che se ne frega. Ci teniamo in allenamento. Se muoviamo, muoviamo. Mi dispiace un po' adesso che forse Alex non c'è più, perché abbiamo detto ah, non mi serve niente, poi alla fin fine non era neanche male darci, ma un po' mi dispiace. Ma non so, onestamente, cioè a questo punto la cosa che dovrei fare è andarmene a dormire. Però non ce voglio. Dovrei. Non ce voglio.
so, magari ci facciamo un fatto solo per me ne vado a Nina. Avrebbe senso se me ne vado a Nina, onestamente. Volevo provare a... Sti momenti epici, con la musica di sottofondo e tranquillità. Onestamente sarebbe bello se fosse eterno, non lo so. Ci vuole tanto tempo e tanta energia. We're up, ha detto. Non ho capito. Vabbè, ci vuole tanto tempo per streamare, tanta energia. Però onestamente quando è così tranquillo sta. Magari sei anche con gli altri che parli. È veramente fantastico questo panorama. E lui che rompe le scatole. Dovrebbe funzionare lo stesso, anche se... Beh, tanto arriva a 70. Ad esempio, pensavo che sarebbe... Nettare mi sa che non ne ho più tanti. Vabbè. Mi ha visto? Per you, I should cacciccio, mi ho tolto metà di vita in un cuore. Ci devo fare attenzione perché... Forse con Kirara è ancora più facile. Ah. Lo a terra, ci sta. Boh, non lo so, o vado a dormire e mi metto a guardare un po' di YouTube. Ah, me ne ha dato uno di ora. I miracoli della vita. Però onestamente. Sulla bolla queste cose dovrebbero fare ancora più male. Da quanto è che resta il mio? Quasi 2 ore. Sono soddisfatto. Più o meno se facciamo un stream di un'ora non sono particolarmente felice. Però insomma, se sono già 2 ore sono soddisfatto, in 2 ore si fa molto, quindi ci sta. Salve. Perché sappiamo dove sei, non per le scherze. Non è che ci vuole molto seguire là. Il problema è che io e Mia non capisco un cacchio. Vorrei attirare con Kira. A questo punto faccio prima attirare da ultimo.
Big Soup Rye. There is no big surprise. So io voglio prenderci gli oggetti forgiati, poi ci salutiamo. Mi dispiace un pochettino. Onestamente volevo tirare fino a mezzanotte, ma se domani mi sveglio stanco. 7 sono gli elementi che si trovano a Teyvat. Vabbè. L'ottavo è Tim. Che lui è Charl. Il potere delle carte. E beh, scusa, un formidabile giocatore di TGC. Non so neanche se ho fatto. Vabbè, sarà tempo, poi penso giovedì. Devo farmi anche le missioni cacciatore di Tai. Va bene. Mi dispiace un pochettino lasciarvi così, ma onestamente ha senso andarsene a dormire. Cioè, se questi 3 giorni farò sempre la giornata, è questione di riposare. Con questo non voglio dire che non mi piace fare la giornata, anzi ci sta tantissimo. È solo una questione di organizzarsi un po' di più. Tutto qua. Ok? Vabbè. Vi saluto da Yuimiya, come sempre. Anzi, Kirana, ci sarebbe. Meow. La spada l'ho usata, questo è giro. Però sembra che usa gli arti. Vabbè. Magic. Vabbè. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia, Wolf. Ci sta. Ciao, buon proseguimento, buona giornata per domani, per chi lavora come me o qualsiasi cosa, buon proseguimento. Ciao, ciao ciao. Let me see. Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. Sure. Ciao.